a noi continuano ad arrivare qui in redazione questi scherzi che fanno Fede al telefono, no? Cioè, sai che chiamano Fede, molti hanno il telefono, lo chiamano, hanno il numero di cellulare. Beh, lui quando vede sconosciuto si sa che va in escandescenze, perché una roba pazzesca, ci mandano i file. Ma perché si vede che lo insulta, anche a me capita ogni tanto che qualche idiota mi chiami. Ma chiamano Fede, gli dicono gli dicono direttore, t'hanno licenziato, oppure direttore, sei stato condannato, e lui sbrocca totalmente. Senti. Pronto? Oh. Direttore, buonasera. Qua Immobiliare Cattabuglia. L'abbiamo trovato. Aspetta, che tua mamma ti sta facendo un pompino, mi fai godere. Ma no, dai. Mi lasci parlare, direttore. Ma va, figlio di puttana. Ma mi lasci parlare. La troia, cornuto di merda, che non sei altro. Ma l'abbiamo trovato il monologato. Drogato. Pure drogato. Drogato di. Pronto? Signor Fede? Dica, sono il suo segretario. Sì, senta, sono Pagnozzo, sono uno psicologo di San Lazzaro di Savena. Mi passa per gentilezza, signor Fede? Sì, sei Cagnazzo, baciami sto cazzo, glielo passo subito. Avanti, forza. Direttore, carissimo direttore, mi fa piacere che te trovo in grande forma, finalmente in galera, finalmente in galera. Ma guarda che è una bella cosa, poi nessuno ti rompe più i coglioni. Pezzo di merda, aia, porca vacca. E cosa ti sei fatto? Non farmi preoccupare, che te sei fatto? A troia di tua madre. Quella bagascia di tua madre deve avere il coraggio di mettere nome e cognome, fidati. Nome e cognome di chi sei. Ma sì, nome e cognome di chi sei. Ma tu prova a pensare quando sarai tranquillo in galera. Nessuno che ti rompe più la scatola, una cosa meravigliosa. Senti, stronzo direttore. Di napoletano di merda. Ma non sono napoletano, sono più giù. Puttana di tua madre. Sì, sì. Tu devi mettere il tuo nome, sei le palle, ma tu sei depallato, tu sei uno schifoso che ha vissuto la sua vita da impotente, da ladro e drogato. Ladro no, drogato polli. No, per carità. Sì, però di polli, perché i ladri veri hanno le palle. Tu sei un cretino. Pure di polli, e quelli spennano le oche, sentite direttore, la roba grave. Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene. Io vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto ti vada. Salve. Direttore. Direttore. Oddio. Oddio, non ce la faccio. Ti giuro, non ce la faccio. No, ma sai cosa? Quello che l'ha chiamato gli ha detto Immobiliare Gattabuia, dai. Ma come si fa, però? Ma quello lì l'avrei mandato a cogliere i fiori anch'io. Immobiliare Gattabuia, direttore. Ma come ti permetti? Immobiliare Gattabuia. Cioè, è anche geniale nel suo insulto. È geniale uno che dice Immobiliare Gattabuia. È stupendo. Però, dai. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao.